In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Brescia, nel procedimento penale numero 20.129 del 2023, visti gli articoli 592 e 605 del Codice di Rito, conferma la sentenza emessa il 20 giugno 2023, Tribunale di Brescia, appellata da Piero Camillo Davigo, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado. Condanna altresì il nominato al pagamento in favore della parte civile delle spese di rappresentanza, assistenza e difesa, che liquida in euro 946, oltre accessori di regge. Giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Buonasera a tutti da Lorena D'Urso, benvenuti all'ascolto dello speciale Giustizia. Questa dunque è la lettura del dispositivo della sentenza da parte della Presidente della Corte, Anna Maria Dalla Libera. Condanna confermata dunque oggi per Piercamillo Davigo per il caso della diffusione dei verbali segreti sulla loggia Ungheria. La Corte d'Appello di Brescia gli ha inflitto 1 anno e 3 mesi, la stessa pena stabilita nel giugno scorso al termine del processo di primo grado per rivelazione del segreto d'ufficio. Continuo ad essere convinto dell'innocenza del mio assistito, leggeremo le motivazioni e ricorreremo in Cassazione. Così l'avvocato Davide Steccanella, difensore di Piercamillo Davigo, insieme al collega Francesco Borasi, ha commentato la conferma della condanna nei confronti di Davigo per il caso della diffusione dei verbali secretati sulla cosiddetta loggia Ungheria. Davigo, presente in aula al momento della lettura del verdetto, ha invece lasciato il Palazzo di Giustizia di Brescia senza rilasciare nessuna dichiarazione a giornalisti e telecamere. Non c'è da sorprendersi, visto che in fondo l'imputato aveva anche confessato di aver commesso i reati per i quali oggi è stata confermata la condanna. Così invece l'avvocato Fabio Repici, legale di parte civile per l'ex consigliere del CSM Sebastiano Ardita, ha commentato la conferma della condanna a 1 anno e 3 mesi decisa dalla Corte d'Appello di Brescia nei confronti del magistrato simbolo dell'inchiesta Mani Pulite per il caso, dicevamo, della diffusione dei verbali segretati sulla cosiddetta loggia Ungheria. Secondo il legale, con la sentenza di secondo grado, è stato anche confermato che Davigo ha agito al fine di screditare Ardita in un momento delicato della vita del CSM, in un momento in cui Ardita al CSM era un ostacolo da abbattere. E appunto lo ricordiamo, il collegio che ha accolto la richiesta del procuratore generale Enrico Ceravone ha anche condannato Davigo al pagamento di ulteriori spese processuali che si aggiungono al versamento di 20.000 euro già stabilito ad Ardita, che appunto si è costituito parte civile in questo procedimento. Al centro della vicenda appunto ci sono i verbali sull'inesistente loggia resi dall'ex avvocato esterno dell'ENI Piero Amara tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 nell'ambito dell'indagine milanese sul cosiddetto falso complotto ENI. Verbali consegnati a Davigo nell'aprile successivo, quindi nell'aprile 2020, dal pubblico ministero milanese Paolo Storari per autotutelarsi di fronte, a suo dire, a una presunta inerzia dei vertici del suo ufficio. Davigo, secondo quanto emerso dal dibattimento, parlò del caso ai 3 componenti, il comitato di presidenza del CSM, al vicepresidente Davide Ermini affinché informasse il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in quanto Presidente dello stesso CSM e all'allora Procuratore Generale Giovanni Salvi e al primo Presidente della Cassazione
Pietro Curzio. Del contenuto di quegli atti di indagine informò in qualche caso mostrandoli altri consiglieri e il presidente, l'allora presidente della Commissione parlamentare antimafia in quota ai 5 Stelle, Nicola Morra. Tutto ciò anche per motivare i contrasti insorti con Sebastiano Ardita, un tempo suo compagno di corrente, addirittura avevano fondato insieme la nuova corrente dell'ANM Autonomia e Indipendenza Ardita, il cui nome era appunto nell'elenco di coloro che avrebbero fatto parte della fantomatica associazione segreta snocciolato da Amara. Amara, che questo anche va tenuto presente, va ricordato, e ora a processo per calunnia. Diffondendo il contenuto dei verbali del legale esterno di Eni Piero Amara, Piercamillo Davigo avrebbe trasformato il segreto istruttorio di quegli atti di indagine nel segreto di Pulcinella, e lo avrebbe fatto senza garantire riservatezza e tracciabilità di quegli atti e senza rispettare norme e procedure che conosce. Per questo il sostituto procuratore generale di Brescia Enrico Ceravone, nell'udienza del 29 gennaio scorso, che abbiamo già ascoltato nella sua prima parte, ha chiesto la conferma appunto della condanna a 15 mesi dell'ex consigliere del CSM e simbolo del pool di Mani Pulite per rivelazione del segreto d'ufficio, e lo ha fatto partendo anche dalle motivazioni dell'assoluzione passata in giudicato del pubblico ministero Paolo Storari, che per i giudici sarebbe stato indotto in errore proprio da Davigo quando gli ha chiesto aiuto davanti alla presunta inerzia dei vertici della Procura di Milano, che accusava di rinviare le indagini sulla fantomatica loggia Ungheria. E ricordiamo per inciso che per i vertici appunto della Procura di Milano le posizioni sono state da tempo archiviate. Per il difensore invece di Davigo, Davide Steccanella, Davigo ha agito per ripristinare la legalità, questo lo ha sostenuto nel corso della arringa in cui ha chiesto l'assoluzione del suo assistito, non solo perché sulle dichiarazioni di Amara, che gli stessi vertici della Procura di Milano hanno definito tritolo, nessuno ha avviato le indagini per 5 mesi, fino a quando l'allora procuratore generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi, informato da Davigo a maggio del 2020, ha chiamato il procuratore milanese Francesco Greco. E noi stasera appunto vogliamo fare un passo indietro e proporvi l'ultima parte dell'udienza del 29 gennaio scorso, in particolare l'ultima parte appunto dell'arringa dell'avvocato Davide Steccanella e dell'avvocato Francesco Borasi, difensori di Piercamillo Davigo. Prima però un'ultima annotazione, l'abbiamo già detto nella precedente puntata dello speciale giustizia dedicata a questo processo d'appello di Brescia, citando anche un articolo sul Foglio del luglio scorso firmato da Luciano Capone sulla scelta di Davigo del nuovo avvocato. Luciano Capone scriveva: la nemesi dell'ex PM per ribaltare la condanna a Brescia, Davigo si sceglie l'avvocato degli indifendibili Cesare Battisti e Vallanzasca, l'ipergarantista Steccanella, secondo cui Davigo non aveva l'equilibrio per fare il giudice ed era l'emblema mediatico di una becera cultura giustizialista. Nei giorni scorsi, scriveva Capone, l'ex pubblico ministero di Mani Pulite
ha depositato presso la Corte d'Appello di Brescia il ricorso di 30 pagine contro la sentenza di condanna del Tribunale bresciano emessa esattamente un mese fa, a un anno e tre mesi, per rivelazioni del segreto d'ufficio riguardo la vicenda dei verbali sulla fantomatica loggia Ungheria. Fin qui tutto normale. La novità è che per questo importante ricorso Davigo ha potenziato il suo team di avvocati, affiancando a Francesco Borasi, che l'ha difeso senza successo in primo grado, Davide Steccanella. Si tratta di un noto avvocato milanese, formatosi da uno dei grandi vecchi del Foro di Milano come Lodovico Isolabella, con idee liberal radicali sulle condizioni dei detenuti, a sostegno della battaglia di Alfredo Cospito insieme a, contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Davide Steccanella, aggiungiamo noi, e anche l'avvocato degli ex terroristi Mario Moretti e Barbara Balzerani, scomparsa proprio di recente nei giorni scorsi, è dunque davvero la nemesi dell'ex PM. Ma dicevamo, stasera torniamo all'udienza del 29 gennaio scorso, udienza davanti alla prima sezione della Corte d'Appello di Brescia, presieduta da Anna Maria Dalla Libera, e quindi sentiremo l'ultima parte della arringa pronunciata dalla difesa di Davigo, dapprima dall'avvocato Davide Steccanella e poi dall'avvocato Francesco Borasi. Qui c'è un'altra cosa strana del Tribunale, che, devo dire la verità, mi ha un po' colpito, perché a un certo punto il Tribunale si lancia in una definizione a pagina 89, una specie di dispositivo di massima, si intitola «La divulgazione del segreto e soggetti coinvolti». Leggo a pagina 89: «Il reato di rivelazione di segreto di ufficio è integrato quando il destinatario della notizia è un soggetto che non può e non deve riceverla». E su questo io sottoscrivo in pieno quello che scrive il Presidente del Tribunale. Perché a mio parere, o comunque questa era la convinzione non solo di Davigo, ma di tutti quelli che voi avete nel processo, quindi una manica di professori, i membri del comitato di presidenza del CSM erano possibilitati ad averlo. Però aggiunge una cosa che mi lascia perplesso. Scrive l'estensore, virgola, o che la riceve al di fuori delle modalità previste dalla legge, virgola, a nulla rilevando. E io dico, caspita, certo, se c'è una massima che dice questo è un bel problemino, perché sulle forme sicuramente possiamo discutere. Io ne convengo col procuratore generale, poi la giustificazione da Vigo è non potevo rispettarle, però c'è. Bene, se loro guardano, sarà un errore mio, però ci ho provato tre volte, pagina 89 della sentenza, c'è un numero di nota 76 che richiamerebbe questo dispositivo. E vengono citate due sentenze, una delle sezioni unite addirittura, con un numero, e un'altra qua. Io sono andato a cercarle tutte e due e non c'entrano nulla. La prima riguarda delle associazioni criminali e la seconda un accesso abusivo al sistema informatico. Ho riprovato a ricliccarle, stesso numero, stessa data, e tutte le due volte mi ha dato lo stesso esito. Invito la Corte d'Appello a fare la stessa prova. Io questa sentenza che dice che il segreto d'ufficio si perfeziona non soltanto quando il destinatario è un soggetto che non può e non deve riceverla, ma anche quando si legge o la riceve al di fuori delle modalità previste dalla legge, non l'ho trovata. Anche perché l'avrei trovata, chiedo scusa, nei miei limiti, abbastanza surreale. Perché è chiaro che una norma che tutela, come dire, la segretezza dell'indagine da mani indiscrete, quindi che si limiti a punire allo stesso modo quello che lo dà a qualcuno che non doveva saperlo, a qualcuno che invece doveva saperlo, ma in forma rituale, mi pareva francamente molto strano. Dopodiché, se esiste una sentenza così, io in questi due riferimenti non l'ho trovata. Secondo me è sbagliata, invito la Corte a cercarla, perché fino adesso io questo principio non l'ho trovato da nessuna parte, e non è cosa da poco. Viola dice addirittura che era stato richiesto che cosa sarebbe accaduto se il magistrato coinvolto fosse stato un membro del CSM, specificamente come nel caso dottor Ardita, era pagina 40 della relazione di questa Corte, addirittura il Presidente della Prima Commissione aveva risposto che non vi sarebbe stata la possibilità,
ripeto, rispettando le regole, di impedire che l'interessato ne venisse a conoscenza. Questo ha detto uno dei due testuali importanti contributi, così definiti dall'estensore della prima sentenza. Allora, pagina 45, sempre della relazione, perché da questo punto faccio riferimento perché è fatta bene. Il dottor Salvi e Gigliotti dicono: altri testi più numerosi avevano affermato che il dottor Davigo era effettivamente convinto del coinvolgimento del dottor Radita nella loggia Ungheria. Questo lo dice il tribunale. Io invito la Corte a leggere chi avete trovato di testi che sono venuti a dire a dibattimento che Davigo era convinto dell'appartenenza di Ardita alla legge Ungheria. Davigo dice una cosa diversa. Dice: sono le dichiarazioni qua che sono tenute ferme. Vediamo cosa succede. Da nessuno è venuto a dire Ardita, cioè il Davigo mi ha detto Ardita è certamente un massone. È tacciato. È vero che dice la frase i massoni anche se dormono. Questa è una frase ad un'obiezione, a mio parere, sbagliata, di uno che gli dice: ma com'è possibile, seppure ha litigato con Tinebra, ma questo non è un argomento, non è che puoi escluderlo. Ma da nessuno, tant'è vero che lui dice più volte, lo ripetono, d'Ermini in poi, fate subito ste indagini per capire se è un attacco alla magistratura destinata a creare un ulteriore problema o se invece ci sono delle ipotesi di reato. Ma se non le fanno, non risolveremo mai questo dilemma. Qui, una cosa che mi ha colpito. La sentenza, a un certo punto, come loro avranno notato, perché è stato oggetto anche di articoli di stampa, perché ha colpito molto, dice una cosa, a mio parere, anche questa abbastanza decisiva per capire di cosa stiamo parlando, perché usa dei termini che non sono mai casuali. Dice una frase tipo, quando affronta il movente, che l'intera storia assumerebbe ben diverso significato se fosse andata in modo tutto diverso da come hanno raccontato Storari e Davigo. E cioè scrive la sentenza di primo grado, attenzione, perché è importante come ragionamento, attaccandosi alla frase, punto di domanda, punto esclamativo, del tu mi nascondi qualcosa del marzo sulla base di sensazioni di Matteo. Insomma, orale, il tribunale ipotizza. Metti che invece le cose non siano andate affatto come hanno detto Storari e Davigo, anche se, come dice la Corte d'Appello di Brescia nel processo Storari, la Procura non ha mai minimamente messo in dubbio le stesse ricostruzioni, ma non importa. Ma dice: mettiamo che invece la cosa è stata tutta diversa, in realtà, che non è affatto vero che Storari, come dire, snervato e deluso, si sia rivolto a Davigo, ma che in realtà la cosa sia diversa, e cioè che a un certo punto una fazione interna alla Procura di Milano, avversa in qualche modo al procuratore capo greco, che ci siano correnti anche all'interno della Procura di Milano fuori discussione, basti pensare, apro chiudo parentesi, che grazie al signor Amara, fra le tante cose fatte, è riuscito persino a succedere una cosa assurda, cioè di 59 sostituti della Procura di Milano che hanno firmato una lettera di solidarietà Storari contro tre, cioè, chiedo scusa all'espressione poco elegante, un casino pazzesco ha fatto Amara con quelle dichiarazioni, fra le tante, ma non importa. E Davigo è quello condannato. Vabbè. E dice: mettiamo che una fazione della Procura, addirittura il giornale arriva a scrivere Boccassini, in realtà il nome di Boccassini non c'era, ma comunque la stampa, diciamo che è creativa, invisa il procuratore greco, in realtà imbecca Storari, indirizzandolo appositamente da Davigo, perché si sa che in quel momento Davigo c'ha nel mirino Ardita con cui ha litigato, quindi tu imboccalo con questi verbali, così scateniamo un problema per la Procura di Greco con gli altri, perché Davigo parte in quarta e va contro Ardita. Questo ipotizza il tribunale. E dice: se le cose fossero così, e quindi anticipando tutto, e da lì parte lo sterminio probatorio, tutte quelle frasi che ho sentito dire anche oggi su delle email, apro chiudo parentesi, ho sentito la citazione che avrebbe tirato fuori la conversazione avvenuta di una chat, e quindi questo smentirebbe la tesi che le chat non la più, ma come loro hanno gli atti, questa chat è stata prodotta, è stata inviata dall'altra persona, cioè la destinataria gliela mandata, non è il telefonino di Davigo, quindi la tesi che lui aveva smarrito le conversazioni si conferma, tant'è vero che deve farselo mandare dall'altro, aperta chiusa parente, ma non importa, lo sterminio probatorio assumerebbero una valenza diversa. E io dico al tribunale: certo, sono perfettamente d'accordo, se tutta la storia fosse cominciata in modo tutto diverso, e cioè una faida interna della Procura di Milano per fregare Greco,
chiedo scusa l'espressione, che sfruttasse la voglia diversa di Davigo di fregare Ardita, non c'è dubbio che avrebbe assunto tutta un aspetto diverso. Ma siccome questo non è, e non abbiamo nessun elemento per ritenerlo provato, a questo punto giro l'argomentazione e l'estensore della sentenza. E quindi, signor Presidente, visto che invece non è andata così ma è andata colà, vediamo di assumerla in modo diverso anche noi? E cioè, come sto dicendo io? E che non c'è nessun, come dire, complotto e nessun'altra cosa dietro, ma le cose sono andate esattamente così? Perché, ripeto, Davigo ha scelto in quel momento di non fidarsi dei galantuomini del Quid Nimis. È un errore. Col senno di poi, lui lo rifarebbe, ma però è lui. E questo è il discorso. Per cui il Tribunale deve inventarsi tutta una dietrologia che, a mio parere, mi ha lasciato anche abbastanza perplesso, perché, voglio dire, in una sentenza le opinioni te le tieni per te, visto che non c'è nessun elemento che comprova. E non puoi certo dire, siccome c'è stato un esterminio probatorio, non sono in grado di provarlo, perché, voglio dire, da che mondo e mondo i giudici affermano quello che sono riusciti a provare, non quello che non sono riusciti a provare. Il Tribunale, pagina 47 sempre della loro relazione, scrive tutto un movente in capo a Davigo che si capisce poco, ma quello che conta è che a pagina 99 della sentenza di primo grado usa addirittura l'avverbio candidamente per riferire quello che avrebbe detto Davigo, che secondo me non è né candidamente né non candidamente, è semplicemente tutto logico, e cioè che nella relazione scritto la migrazione degli atti in prima commissione presieduta dal dottor Ardita renderebbe precaria anche se nello stesso CSM la posizione di un componente che gli credeva fuori dal gruppo e ad occultare. Quindi voglio dire, cioè, perché candidamente? Cioè, non è candidamente, è così. Eccolo qua, pagina. Le risultanti processuali dimostrano che l'imputato, lungi dal farsi promotore di una missione salvifica per la magistratura, afferma, ecco perché afferma questa frase, come dire, abbastanza pesante, perché dice... Altro che ripristinare la legalità. Anche lì, apro una più di una parentesi, io non ho capito la prima sentenza. Nel senso che dal punto di vista del ragionamento della parte civile ha una sua logica che non condivido. Cioè, Davigo è partito in quarta contro Ardita perché il suo obiettivo era far fuori Ardita. E ha un suo senso. Ma il Tribunale che arriva a concludere che non era visibile l'animus nocendi nei confronti di Ardita, quindi l'esatto opposto di quello che afferma la parte civile, come fa a coniugare questa conclusione tranchant? Perché, ripeto, è tranchant. Animus nocendi non è un'espressione che userei io, è presa proprio dall'estensore della sentenza manzoniana. Come lo attacca, allora, questo illecito Davigo? Cioè, se non aveva l'animus nocendi nei confronti di Ardita, mi vogliono spiegare quale ragione aveva diversa dal ripristino nei binari di una vicenda che gli sembrava in quel momento... averne presi di sbagliati da violare il 326? Perché allora restiamo senza domanda, perché delle due l'una, procuratore generale. O l'obiettivo di Davigo, come era contestato all'inizio, era quello di fare terra bruciata intorno ad Ardita, utilizzando strumentalmente... Perché guardi che l'accusa è anche molto pesante nel capo d'imputazione, perché si scrive addirittura che Davigo avrebbe indotto... anzi rafforzato, perché non c'è scritto indotto, è diverso, avrebbe rafforzato il proposito criminoso, che poi non è più criminoso, abbiamo scoperto, tra altre cose, quindi andrebbe anche un po' emendato quel capo di imputazione, perché il proposito di Storari, giusto o sbagliato, è giudicato definitivamente non criminoso. Quindi come faccio a rafforzare un proposito criminoso che non è più criminoso? Non lo so, ma fa parte delle magie di questa imputazione. Ma dico, l'imputazione è quella di avere rafforzato, quindi dall'inizio addirittura. Cioè Storari, tutto sommato, era abbastanza in buona fede, arriva lì, non sa bene cosa fare, Davigo coglie la palla al balzo, lo induce a livelli di articolo 48, ho sentito oggi dire, anche se non è contestato potete applicarlo, quindi un magistrato che induce in errore un altro magistrato, immaginiamoci così, perché coglie la palla al balzo per andare diretto contro Ardita, e poi leggo in sentenza che non c'era l'animus nocendi verso Ardita. E allora la domanda che rivolgo a questa Corte è: se non c'era l'animus nocendi verso Ardita, quale ragione aveva Davigo per fare quello che ha fatto diversa da quella che lui ha dichiarato? Io non ho la risposta. È
Ecco, l'altro argomento che ho sentito dire oggi, perché poi, ripeto, non avendo trovato nessun danno all'indagine, perché questa è la realtà, sto andando troppo lungo? No, nel senso che avevo promesso un'ora, comunque sto finendo, eh? Ah, ma fatela, ci mancherebbe. No, dipende. Allora. Poi ci saranno 10 minuti. Se dovete fare una telefonata, fatela tranquillamente, tanto sono qua. Faccio ancora 10 minuti. Ma la telefonata, se è urgente davvero, a me non ho nessun problema. Vado a fumarmi una sigaretta, Presidente, eh? Mi fa solo piacere. No, ma non si preoccupi. Dove? Provo, se no limite, provo, detto così. Però dovrei esserci, però. No, ma gentilissima. Certo, sia. No, dicevo, una delle altre cose che ho sentito ripetere ossessivamente oggi dall'avvocato di parte civile, per verità, il procuratore generale di questo si è abbastanza disinteressato, è sta tesi che Davigo col suo comportamento ha fatto terra bruciata nei confronti di Artita. Questo perché? Perché ovviamente anche il tribunale si rende conto, e l'episodio Cascini falsamente inserito lo dimostra, che danni all'indagine qui proprio non ci sono, neanche se andiamo a cercarli con la lanterna, tant'è vero che il decreto GIP di Perugia dà conto di tutte le indagini fatte. Quindi non c'è il danno all'indagine, però ci può essere, come dire, il danno al pluriofensivo, all'Ardita, perché così ha seminato diossinetto e ha fatto terra bruciata. Io invito la Corte a leggere le dichiarazioni. Ripeto, l'unica persona che ha detto di aver modificato i rapporti con Ardita è stata la Pepe, ma per ragioni completamente diverse legate a quello scontro di marzo. Altra cosa che mi ha sorpreso dal Tribunale è sempre sull'argomento relativo al danno all'indagine, che vanno a citare la conferenza stampa della Procura nel chiedere l'archiviazione. Ed effettivamente, leggendo quella conferenza stampa della Procura di Perugia, anch'io ho avuto qualche perplessità per dire, ma qui scrivono che non sono riusciti a fare le indagini perché c'è stato il plenum di Di Matteo. A parte che il plenum di Di Matteo non c'entra nulla evidentemente con Davigo, perché è tutto successivo, vuol dire che prima si poteva fare. Dopo, leggendo la sentenza del GIP, però invece mi sono reso conto, loro vedranno, che è stata fatta come? Ad ampio raggio. E si è capito che Lamara era un calunniatore, e si è capito che c'era una serie di situazioni comunque poco chiare. Cioè, insomma, anche lì io non capisco, cioè, ho visto il deposito della Procura Generale dell'archiviazione di Greco e Pedio, e che oggi viene ripreso come per dire, ma va benissimo, io sono tutto contento, però chiedo scusa, domanda banale da studente di legge. Se Greco e Pedio sono stati archiviati è perché evidentemente qualcuno della Procura di Brescia, che non è Davigo, gli ha scritti notizie di reato, immagino, perché come fai ad archiviare, procuratore generale, uno che non iscrivi a notizie di reato? Per cui qualcuno ha scritto notizie di reato Pedio e Greco per quelle condotte segnalate da Storari. Se loro sono stati archiviati, ne sono felice, anche perché lavorando a Milano, come loro possono capire, sono solo contento di avere a che fare con dei procuratori per bene. Ma questo cosa c'entra col fatto che fosse necessario comunque sbloccare l'indagine? Cioè, quindi la tesi è che se non vengono condannati per omissione d'atti d'ufficio doloso Greco e Pedio, un'indagine può essere tenuta ferma 5 mesi per vincere il processo ENI e tutti devono stare zitti perché sennò, allora sei un violatore di segreto d'ufficio. Ma che ragionamento è? Bene, sono stati archiviati, ma evidentemente era una notizia, cioè vuol dire che era una notizia di reato, detto in termini giuridici, proprio anche banali, quella lì, se è diventata tale a Brescia, o anche a Brescia la procura non ha capito niente? Se Brescia scrive notizia di reato quei due, vuol dire che Davigo in quel momento si sente riferire una notizia di reato. Cosa serve dire che sono stati archiviati dopo? Bene, mi auguro che vengano archiviati tutti, trovo paradossale che venga condannato solo Davigo. Questo è il paradosso, non che vengano, perché ripeto, qui se c'è un colpevole vero è Amara, che ha disseminato tossine tossiche su tutta la tossine denigratorie su tutto il CSM, non Davigo. Fate la pausa, va benissimo. Ma ci mancherebbe, anche perché guardi, mi manca solo l'argomento Morra, poi ho finito. Sì, sì. Usciamo anche noi, mi manca solo l'argomento Morra, poi io praticamente finisco. Sì. Volevo aggiungere, mi tengo Morra per l'ultimo, solo aggiungere due cose. Una, questa qua, mi richiamo sempre a pagina 48 questa volta della relazione.
dove dice: riteneva il Tribunale che proprio le espressioni letterate utilizzate dal dottor Davigo a proposito dell'asserito comportamento poco trasparente della parte civile sembrerebbero offrire uno spunto ermeneutico di segno contrario alla giustificazione versata in udienza. Quale migliore occasione infatti vi sarebbe stata della riunione del gruppo di autonomia e indipendenza del 3 marzo 2020 per costringere a dita ad un re della Zio? Torniamo alla dietrologia spicciola, cioè sono due momenti completamente diversi, signor Presidente, signori giudici. A marzo del 2020, il 3 marzo, che Davigo già disponesse delle rivelazioni storari, non è affatto vero, l'hanno smentito anche i testi presenti. Il problema era un altro, l'ho spiegato, che era quello che aveva avuto un'eccessiva confidenza con uno coinvolto con Palamara, più biglietti, tutta la storia della loro rottura che era stata resa anche di carattere pubblica, ma non c'entra niente. Ma come fa il Tribunale a mettere in contraddizione le due frasi che si riferiscono all'evidenza a due momenti diversi? È uno dei misteri di questa sentenza. L'altra ancora, ripeto, il Tribunale però non aveva, va giustificato, non aveva l'archiviazione del GIP di Perugia di 50 pagine, motiva il danno d'indagine sulla conferenza stampa fatta dai PM di Perugia, dove c'era scritto espressamente che dall'aprile 21 l'indagine non si poteva più fare per le rivelazioni. Ho capito, ma aprile 21, Presidente e signori consiglieri, quando Di Matteo interviene al plenum in diretta con Radio Radicale, nonostante Salvi gli dica in quel momento... lascia perdere, perché così davvero rischi di rovinare l'indagine. Ma mesi e mesi dopo, ripeto, perché se l'indagine veniva fatta, partiva un anno e mezzo prima, il problema non si poneva. Quindi non si può attribuire a Davigo questo discorso per fargli il danno. Poi arriva il GIP di Perugia e chiude il discorso e fine dell'argomento. Volevo dire una cosa che mi ho sentito ripetere due volte, che però non è l'argomento che ho sostenuto io in appello, e quindi chiedo di precisarlo, perché può darsi che mi sia male spiegato io. Non abbiamo mai sostenuto, signor Presidente, signori consiglieri, nella nostra impugnazione, che l'assoluzione di Storari dovesse determinare automaticamente l'assoluzione del concorrente Davigo. Ma chi mai ha scritto una roba del genere? Se avessi scritto una roba del genere sarei in corso un evidente errore proprio da università nel non capire il concorso di persone nel reato. Noi abbiamo scritto una cosa diversa. Abbiamo scritto che se si è ritenuto, a torto o ragione, in maniera definitiva, Storari in buona fede quando assume l'iniziativa, rendiamoci conto che la rivelazione supposta, che continua a dire non era ad un'indagine in corso perché non c'era l'indagine, diciamo che la rivelazione che non stanno indagando e quindi la uscita dalla stanza segreta dei 3 PM, la fa Storari, non Davigo. Cioè colui che aveva posto il 329 sull'atto. Cioè io, Davide Steccanella, chiudo a chiave la porta di casa mia per evitare che entrino estranei, io decido d'aprirla ad uno che arriva. Perché questo è il fatto. È lo stesso Storari che aveva posto il 329 a dire, come dice lui, che siccome non ha voglia di stare a ricopiare in una relazione scritta, a dargli i verbali. Quindi lui commette il 326. E dico, se si ritiene, ed a mio parere è una decisione ineccepibile, oltre che passata in giudicato, che Storari però versasse in buona fede perché convinto ad agire bene, lasciamo perdere se poi avesse ragione o no, col senno di poi. Io continuo a credere di sì, e i fatti successivi mi hanno dato ragione, ripeto, hanno dato ragione a loro, perché i provvedimenti di oggi avrebbero potuto uscire 4 anni prima, e a quest'ora Mara si era preso una bella condanna a 5 anni, che si meritava pure, invece che attendere ancora. Ma va bene, ma in ogni caso, in quel momento, se ritengono che Storari credeva di essere nel giusto, ed è un magistrato, quella motivazione è applicabile anche ad Davigo, non automaticamente la sua. Ci mancherebbe altro che, siccome viene assolto per l'elemento soggettivo all'entrano, usa anche l'estraneo, non è che sostengo questo. Ma qui è un problema di buona fede nell'agire, cioè quando prima il procuratore generale ci piva il richiamo all'articolo 51, probabilmente non siamo stati sufficientemente chiari nel descriverlo. Si faceva riferimento evidentemente a una causa di giustificazione putativa, cioè il soggetto commette il reato, anche se a mio parere, ripeto, non ha commesso il reato di rivelazione, ma non ve lo ripeto per la centesima volta perché vi ho già spiegato perché non c'è né l'oggetto né l'antigiuridicità, ma quando anche significa che io commetto un reato, perché sennò non applicherei il 51, perché si chiama causa di giustificazione di uno che un reato lo commette, ma sono giustificato perché c'è una causa che giustifica, tipo l'adempimento di un dovere e l'esercizio di un diritto. Ora, mi si risponde: ma non era un diritto, perché la circolare dice così. Ma io dico putativamente, per le ragioni che abbiamo scritto prima, che ancora sono talmente dubbie, che c'è una sentenza di Cascini più altri che ancora sto problema non l'ha risolto, e fermo restando che i soggetti, a parte Morra, erano giusti,
In quel momento loro, non c'è dubbio che Davigo versava nella convinzione di agire per la legge, ma ripeto, se non era un animus nocenti doloso ai danni di Amara fatto 3 giorni prima di andare in pensione rovinando una brillante carriera, quale altre motivazioni aveva? Era convinto di ripristinare la legalità, facendo ripartire un'indagine che non parte, che parte, guarda caso, 2 giorni dopo la chiamata di Salvi. Ora si potranno fare tutti i calendari del mondo, però non mi venite a dire che se Salvi telefona al procuratore generale e Greco 2 giorni dopo iscrive una roba che sono 5 mesi e mezzo che non iscrive, non c'è conseguenza causale fra le due. Non ci crederò mai, ma mai proprio, perché c'è un limite. Lui era convinto di agire per prendere la gara, questo, non aveva altra motivazione. Quindi quell'elemento soggettivo di Storari non vedo perché non deve diventare per Davigo. Perché Davigo era esperto, conosceva le circolari, ma le conosceva benissimo, ma riteneva che in quel momento non ci fosse altro da fare. I due tecnici l'hanno dimostrato, si sarebbe arrivati d'ardita, quindi non si poteva. L'alternativa era farsi i fatti propri o lasciare che le cose andassero così. E veniamo all'episodio Morra, perché l'episodio Morra, come ho scritto nei motivi d'appello considerati inammissibili, anche lì per carità mi rimetto alla Corte, ma la difesa ha dedotto la condanna per Morra nell'appello, che però era stata fatta nell'ambito di un'imputazione che configurava la continuazione. Quindi che nel nuovo motivo io sottolinei l'erroneità di quella configurazione giuridica di una condanna che ho appellato, non vedo francamente dove deve diventare inammissibile, ma non mi interessa, perché a me interessa la sostanza. Decidano come vogliono 81 non 81. Sta di fatto che è evidente, ma proprio evidente e chiaro, dalla ricostruzione del fatto che l'episodio Morra non ha nulla in comune con tutti quelli descritti in quel capo di imputazione. E ho scritto perché, brevemente, ma perché è giusto che ce lo ricordiamo, perché sennò si continua a inserire Morra come se fosse l'ultimo anello di una catena. Perché l'obiezione che mi sono sentito dire più volte, signor Presidente, signori della Corte, anche da altri colleghi che hanno seguito questa vicenda, perché è una vicenda che ovviamente viene seguita al di là di quest'Aula, perché coinvolge, diciamo, una parte importante della magistratura, voglio dire, per tutta una serie di ragioni che non devo spiegarvi, era tutto giusto, tutto vero, capisco l'informazione, quello lì, ma cosa c'entra Morra? E su quel punto è un tarlo che continuo a sentirmi ripetere da quando ho assunto la difesa dell'appellante. Ed è un punto che mi sono posto anch'io, Presidente e Signora Corte, perché è tutt'altro che peregrina l'obiezione. Perché? Tutto quello che ho detto fino adesso, evidentemente, e che ha detto lo stesso imputato, vale per quei soggetti che, citando la sentenza del Tribunale, togliendo quella frase che non c'è perché non esiste, non facevano parte della categoria di quelli che non avrebbero dovuto saperlo. Morra, invece, non avrebbe dovuto saperlo, perché non c'è dubbio che Morra, presidente della Commissione Antimafia, con il comitato, lì come si chiama, di presidenza, in cui nomino il somma del CSM, non c'entrava nulla, cioè non faceva neanche parte del CSM. Quindi Morra è sicuramente una roba diversa da tutte le altre. Il pubblico ministero, signor Presidente, signori della Corte, era questo quello che io sostenevo nei motivi aggiunti, perché all'inizio non mi tornava, poi l'ho capito, è stato furbo da quel punto di vista. Perché? Ed è una strategia processuale, ci mancherebbe altro, che infatti oggi viene ripreso. Perché si accusa la difesa di parcellizzare, no, non è parcellizzare, sono singole condotte che comportano mesi di condanna e quindi è giusto analizzarle individualmente, non è che sono tutte uguali. E mettendo nel calderone dell'81, lo chiamino come loro vogliono, ovviamente annichiliscono la difesa di Davigo su tutte le altre, per la semplice ma banale ragione che tutto bene quello che dici Davigo, t'ho seguito fino adesso, 2 punti, pausa. E allora Morra, come chiede effettivamente il PM d'udienza e anche il Presidente del Tribunale ossessivamente, ma cosa c'entrava Morra? Perché l'ha detto Morra? E questa è la prima cosa. Allora, l'imputato in sede di esame risponde al Presidente: guardi che la contestazione come 81 non ha senso, perché io manco mi immaginavo che Morra sarebbe venuto, cioè l'81 voglio dire significa in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, no? Quindi vuol dire che il soggetto programma in qualche modo una serie di condotte collegate tra loro da un telos di volontà. Lui dice: io Morra manco mi aspettavo che arrivasse quel giorno, non l'ho cercato io di differenza agli altri, come fate a contestarmi la continuazione? Il Presidente dice: lasci perdere il cavillo,
Se loro vedono la verbalizzazione, Davigo tenta di dire ma guardi che non è un cavillo, fine il discorso e si parte in quarta chiedendo Limorra. Bene, non è un cavillo, ma non è un cavillo perché, ripeto, è un episodio completamente diverso dagli altri. Nel senso che, prima cosa, non parte da un'iniziativa dell'imputato, mentre tutti gli altri partono da un'iniziativa dell'imputato motivata e spiegata. Quindi Davigo non va a cercare Morra, per certi aspetti è analogo a quello di Storari. Cioè, in tutta questa vicenda, la cosa in qualche modo interessante è che la condotta contestata da Vigo inizia e si conclude con due iniziative non prese da lui. Cioè, lui si trova in mezzo. Nel senso che la prima la prende Storari e da Vigo è lì a casa sua che manco si immagina che succeda. E si conclude con un altro episodio dove da Vigo, questa volta è nell'ufficio, non è a casa ma cambia poco, e non si immagina che succeda. E tutto è continuativo, secondo l'accusa. Già questo lascia perplessi. Ma soprattutto, al di là dell'iniziativa, che però conta, perché se l'iniziativa è quella di screditare Ardita o anche solo di commettere una continua violazione di segreto istruttorio, addirittura volantinaggio, Davigo conosceva Morra, lo vedeva tutti i giorni, non ci voleva niente andare da Morra a bussare la porta per dire «Senti, tu che sei tanto amico di Ardita, sai cosa combina il tuo amico Ardita?» E non lo fa, è lì che si fa i fatti suoi, in studio, in ufficio. È Morra che assume un'iniziativa, anche abbastanza... Dal mio punto di vista giusta, io l'avrei fatto anch'io al posto di Morra, guardate cosa vi dico, cioè sono un senatore, ci sono due giudici che stimo, che sono Ardita e Davigo, con cui fino adesso ho lavorato bene, e io che faccio gli interessi del mio paese, dico ma perché non devo riuscire a far di nuovo lavorare insieme a queste due persone che stimo tantissimo solo perché per la nomina del procuratore di Roma Pristipin? Io avrei fatto come Morra, signor Presidente, signori consiglieri, ci avrei provato, vediamo se riesco a comporre questa situazione. Vado da Ardita, il quale per la verità è tanto di cappello ad Ardita, dice io non ho alcun problema a fare pace con Davigo, se vuole anche lui. Morra tutto contento, a quel punto il giorno dopo va da Davigo, bussa, convinto di dire guarda che ho parlato con Morra, guarda che Morra è d'accordo, troviamo un modo perché, ma non, attenzione anche lì, chiedo scusa, il Presidente, l'estensore prima sentenza ogni tanto va un po' per la sua strada quando parla di stretta cerchia di amici, ma qui non è stretta cerchia, cioè non è che Morra va da Davigo per dire andiamoci a mangiare una pizza con Ardita, non è che sono amici di cortile, è il Presidente della Commissione Antimafia che va da un consigliere del CSM a parlare di un rapporto con un altro consigliere del CSM, quindi anche tutte le domande in primo grado, ma lei in che veste, che non è? Pacifico che per Davigo Morra è il Presidente della Commissione Antimafia, non è l'amico di cortile, no? Quindi compriamo il campo con la stretta cerchia, con gli amici carbonari, con le frasi sentite. Sono tutti soggetti istituzionali, Presidente, signori giudici. Chiariamo questa cosa. Allora va lì per dire... troviamo un modo di rilavorare di nuovo insieme. E lì si incontra con la cocciutaggine dell'imputato. Davigo c'ha dei pregi, c'ha dei difetti, uno dei quali è sicuramente la testardaggine e l'assenza di elasticità. E Davigo dice no, io con Morra non ci voglio più avere a che fare. Con Ardita non ci voglio più avere a che fare. Morra che rimane un po' perplesso, credo che insista un po', cerca di capire la cosa, finché alla fine Davigo... per liberarsi di sta roba, perché evidentemente Davigo ha torto ragione, ce l'ha ancora con Ardita per quelle questioni, ma ce l'ha ancora, non credo che sia poi una questione neanche personale, è una questione semplicemente di rapporti, cioè non ha condiviso scelte di nomi. Oh, funziona così, io questo non lo sapevo, ho scoperto che funziona così, però non è certo lui che l'ha inventato, funziona così, cioè non è che hanno litigato per la fidanzata piuttosto che per una partita di pallone, hanno avuto un contenzioso per ragioni, come dire, legate alla carica che hanno. Lui non intende, finché alla fine per liberarsi della cosa dice a Morra quello che fino ad ora non aveva mai detto a nessuno che non facesse parte di quella cerchia lì, perché questo deve essere chiaro, non è che Davigo andava in giro a dirlo a chiedo scusa espressione a cani porci, sono quelli i soggetti. E lì uno dice caspita, lì sei uscito dal vaso. Allora però, e come dire, togliamo quell'episodio da una visione continuativa con gli altri, perché l'oggetto dell'interlocuzione per la prima volta a livello, come dire, di rammostro di cose così, non è più l'indagine che non si fa, ma è proprio specificamente Ardita quella volta lì. Cioè non è che si lamenta, anche perché Morra non c'entrava niente, Davigo non è che vada a Morra per dire le IPM non iscrivono, quello l'ha fatto con Ermini, l'ha fatto con Salvi, qui è Ardita.
E già, quindi c'è una seconda cosa diversa rispetto alle altre. Terza cosa diversa è l'oggetto, il contenuto. Perché? Mi spiego. Qui si apre tutta una polemica, io ho prodotto anche in sede di appello le SIT, ma poco importa, anche se non si usano. Il senso è che poi le dichiarazioni fatte a dibattimento sono molto chiare nell'episodio. Allora, prima cosa, contrariamente a quello che sembrava all'inizio, è pacifico che Davigo, a differenza di quello che ha fatto con Ermini, che era il vicepresidente del CSM, e di quello che farà con Marra consegnando, non consegna i verbali a Morra. Contrariamente a quello che dice in sé, questo è chiaro. Primo dato certo. Secondo dato certo, o meglio, è certo che gli ha detto, è tacciato di appartenere ad un'associazione, loggia, poco importa. Cioè, la motivazione a un certo punto gliela dice. Dicendo, quindi per me non è una persona affidabile, questo è il discorso, non è che non voglio andarci a cena. È una persona tacciata, che non vuol dire fa parte, tacciata di far parte di una loggia, quindi per me non è affidabile. E lì si apre il confronto fra le due versioni. Perché Morra dice due cose, dopo aver cambiato, prima erano fogli per un foglio, adesso anche Morra, per carità, in totale buona fede, voglio dire, passato anche un anno, qualche confusione può farla, anche perché Morra arriva, non dimentichiamoceli, dopo che è scoppiato il bubone con Di Matteo, tutto, per cui ormai la notizia è trapelata, Morra arriva per ultimo, quindi è un po' influenzato da quello che sente. Davigo dice, gli ho detto che era tacciato di appartenenza ad un'associazione. Morra aggiunge due cosine che Davigo nega. La prima è, ha fatto riferimento a una procura del Nord, e la seconda è, mi ha mostrato un foglio, tra l'altro non si capisce se foglio dattilo scritto, indicando il nome di Morra. Di Diardita, continuo, chiedo scusa, vabbè, sarà un errore che continuerò a fare, confido che la Corte riesca a individuare i soggetti giusti. Ora, Davigo in dibattimento le nega entrambe con un'argomentazione a mio parere che ha anche una sua logica, cioè qui, ripeto, sono un senatore, presidente della Commissione di Mafia, quindi non è un magistrato, come dire, un professore, quell'altro, che parla con il consigliere del CSM di una certa esperienza che è il dottor Davigo. Dice Davigo, se glielo dico io che c'è il nome di Ardita, che senso ha che glielo faccia vedere con un dito su un foglio? Per cui mi sembra molto strano e non è un'obiezione, come dire, peregrina, perché ripeto, secondo loro Morra, se si sente dire da Davigo è tacciato di una associazione, dice, ah caro Davigo, adesso fammi vedere da quale documento l'hai ricavato, sennò altrimenti io non ci credo. Ma secondo loro succede questo? Ti prendi la notizia e te la porti a casa, come fa Morra. Quindi mostrargli, come dice Morra, con un dito c'è la parola Ardita, francamente è poco credibile. Però, per carità, se anche gli fa vedere la parola Ardita, come dice Morra, su un foglio di carta, andiamo poco lontano, ai fini del 326. Un pochino più insidiosa l'altra, perché nell'altra si fa riferimento a una procura del Nord, che già avvicina un pochino, premetto subito che io contesto che sia dimostrata l'imputazione specifica, perché l'imputazione specifica è di avere rivelato a Morra che c'era un'indagine in corso. Cosa che Davigo ha sempre negato. Dice, io non ho mai detto a Morra che c'era un'indagine in corso, sia chiaro. Né Morra ha mai detto, Davigo mi ha detto che c'era un'indagine in corso. Però, dicendo procura del Nord, si avvicina un po' di più al concetto di indagine in corso. Però anche lì, signor Presidente, signori giudici, io vi invito a questa considerazione che ho scritto nell'appello ritenuto inammissibile, ma credo solo per l'81, non credo per le argomentazioni contro la sentenza. Mi spiegano il senso di dire a Morra la localizzazione geografica della procura? Cioè, ma perché a Morra bisogna dire che una procura del nord piuttosto che una procura del sud, piuttosto che del centro? Ma che senso ha per Davigo in quel momento? Se il messaggio deve essere non mi fido di Ardita perché è tacciato di far parte di un'associazione, che senso ha dirgli che la procura è del nord? Non solo. Se davvero, come dice Ardita, Davigo a un certo punto gli ha mostrato un foglio con il dito, cioè Emma Morra gli ha mostrato un foglio con un dito, con il dito, delle due l'una, o Davigo, prevedendo un'incredibile visita quella mattina del Morra,
ha fatto un foglio bianco a parte con scritto la parola ardita ricavato da sé, il che non credo, o se un foglio gli ha mostrato non può che avergli mostrato un foglio del verbale sul quale spicca a tutta pagina la scritta Procura della Repubblica di Milano. Ora, io non conosco personalmente il senatore Morra, presumo che se è diventato senatore un minimo sappia vivere nella vita e se vede un foglio con scritto Procura della Repubblica di Milano non credo che possa ricordare che Davigo gli abbia detto una Procura del Nord, ma soprattutto non penso che Davigo mostri un foglio con scritto Procura della Repubblica di Milano per dire una Procura del Nord. Quindi il ricordo di Morra, a mio parere, può essere stato influenzato in questi dettagli anche dalle notizie apprese dopo che sapeva che era del Nord, che sapeva di Milano, tutta quell'altra cosa fatta. A questo punto resta il problema che comunque ha detto a Morra che Ardita era tacciato di appartenere a un'associazione. Ora, qui c'è una frase, a mio parere, molto chiarificatrice, perché poi bisogna vedere anche nel soggetto che riceve il segreto se è idonea l'azione a integrarlo quantomeno sotto la fattispecie del pericolo, perché io non discuto che sia un reato, cioè non è che pretendo che immediatamente il Morra corra ad avvisare quelli nominati lì, che ci mancherebbe, mi basta il pericolo, no? Ecco, bene. Allora, Morra in quel momento acquisisce questi tre elementi da Davigo, al di là del foglio non foglio. Uno, che Ardita è tacciato di appartenere a un'associazione segreta e quindi non mi fido. Primo punto, questo non significa affatto, chiedo scusa, che si è scritto notizia di reato per questo, che ci sia un'imputazione a suo carico. Tanto è vero che per 5 mesi non se l'è mai avuta. Per dire, cioè, non è che automaticamente chi è tacciato di far parte di un'associazione segreta è colpevole della legge Anselmi. È un bel saltino quello. Quindi non vuol dire che c'è un'indagine a suo carico. Quindi non solo non gliel'ha detto, ma da questo elemento non puoi dedurre questo. Secondo elemento, quando anche Morra avesse in qualche modo interpretato da quella, come dire, secca affermazione di Davigo che forse ci poteva essere un'indagine, chiedo a loro: e dove andava Morra con questa notizia? Forse c'è un'indagine dove qualcuno, perché non dice minimamente ovviamente il nome di Amara, non è che fanno, dove qualcuno sostiene che forse Ardita fa parte di un'associazione. Chiedo scusa, e dove vai ad inquinare queste, cioè che pericolo poteva crearsi a quella fantomatica indagine? Davigo non dice che c'è un'indagine in corso per la semplice ragione in quel momento non poteva neanche dirlo, perché probabilmente manco lo sapeva, perché per lui l'indagine doveva partire. Non so se era stato notizia, Storari non l'ha mai più chiamato, quindi non abbiamo neanche la certezza che quando parla con Morra Davigo abbia la notizia dell'iscrizione, anzi probabilmente non ce l'aveva, quindi diventerebbe anche un po' surreale che dicesse a Morra c'è un'indagine in corso dopo che ha detto a Dermini che non c'è, voglio dire, gli ha detto e tacciato. E allora io ho trovato quelle sentenze sulla insignificanza che stabiliscono un principio, a mio parere, credo del tutto condivisibile, perché è una norma grave, cioè la rivelazione segreto d'ufficio non è una normetta, è una norma grave che giustamente tutela rischi concreti all'indagine. Ora, se mi si scrive che la sola frase Morra è tacciato, anche se mi mostra un foglio di carta con il nome, perché non vuol dire niente evidentemente, significa che corre un pericolo concreto l'indagine tenuta ferma per 6 mesi dalla Procura di Milano, per carità, tutto può essere scritto nelle sentenze, però a mio parere, chiedo scusa, non la condividerei minimamente. Ma non solo, tanto è così che non è che lo dico io, se loro leggono, Morra poi cosa dice? Che appresa la notizia rimane sconcertato, ma non per l'indagine, che manco lo sa, ma perché comunque stimando Morra, probabilmente condivide anche, cioè stimando Ardita, probabilmente il Morra condivide, essendo un pentastellato è possibile che sia così, il fatto che solo partecipare a un'associazione, rimane un po' così, e poi dice una cosa, secondo me fondamentale, che fa capire proprio anche in concreto il contenuto della cosiddetta rivelazione di Davigo. Lui dice, io sono rimasto un po' così, non ho detto niente neanche a mia moglie, ho aspettato un po' di tempo, dopodiché ho pensato, se non ci sono iniziative giudiziarie,
Significa che non succede niente e ho ripreso regolarmente i miei rapporti con Ardita. Ora, cosa vuol dire se non ci sono iniziative giudiziarie, chiedo scusa, in italiano? Ma l'iscrizione non è un'iniziativa giudiziaria? Come la chiamiamo? Cioè, c'è un'indagine in corso, io non ho bisogno di sapere, Presidente e signori consiglieri, se partono o non partono iniziative giudiziarie, c'è già. Se invece attendo di vedere se parte un'iniziativa giudiziaria, significa che quello che in quel momento mi dice Davigo non è che c'è un'indagine in corso, come ha detto lui e come non poteva dire, ma semplicemente questo. Allora, ritornando indietro e rivedendo l'episodio Morra, possiamo davvero sostenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che con quella frase è tacciato di appartenere a un'associazione detta al Morra, al di là delle modalità? Davigo ha violato l'articolo 326 dolosamente? Ma poi chiedo scusa, se come sostiene la parte civile l'interesse di Davigo era rovinare Ardita, avrebbe dovuto essere il primo ad augurarsi che l'indagine partisse in quarta, imputandolo con grande eclatanza insieme in una grande loggia ungheria che era bella e già che rovinata. Quindi l'ultima persona che aveva interesse ad inquinare quell'ipotetica indagine era proprio Davigo, che non è un nemico della giustizia o della Procura della Repubblica di Milano che boicotta le indagini per fini propri. Lui ha cercato di smuoverla. E ripeto, il fatto che poi la cosa sia partita, anche se è arrivata tardivamente fino a 4 anni, io continuo a pensare, però a differenza dell'estensore del Tribunale, non lo metterei mai per iscritto per una sentenza, un pochino è dipeso anche da quell'iniziativa di Storari, ma me lo tengo per me perché non ne ho la prova certa, però resta il fatto che si è sbloccata grazie a quello. Allora a questo punto loro si rendono conto perché aver utilizzato l'episodio Morra, lungi dall'essere un favorrei, come ho sentito dire, perché di solito l'81 tu lo applichi per favorrei, perché aumenti lievemente, quindi è vantaggioso, in questo caso è stato in sfavorrei, perché si è preso un episodio che in sé non integrava la fattispecie di reato, ma lo integrava solo se all'interno di un disegno, come dire, che ne integrava altri come ultimo anello di una catena, per utilizzare la esclusione di Morra dall'ambito dei soggetti che potevano legittimamente, al di là della forma, venire a conoscenza della notizia per condannarlo su tutto. Tanto è vero che se loro leggono l'imputazione, l'imputazione a Morra è ben precisa, è diversa dalle altre. Dice, per avere rivelato al senatore Morra, testuale, che c'era un'indagine in corso. Ora, Davigo ha detto subito, come loro leggono più volte, io non ho mai detto che c'è un'indagine in corso. Invito la Corte a dedurre da quali altri elementi, non da quanto dichiarato da Morra, che Davigo avrebbe pronunciato a Morra la frase c'è un'indagine in corso. Morra non solo non lo dice, ma lo smentisce dicendoci che ha atteso di riprendere i rapporti con Ardita quando ha visto che non c'erano iniziative giudiziarie e che quindi non c'erano indagini. Questo è quanto. Rimane un'obiezione che non ho letto sulla sentenza, nonostante le 120 pagine, che invece era l'unica che io avrei fatto, ma non sono l'estensore della prima sentenza e forse sono più cattivo del primo giudice. Ha detto, va bene tutto questo, però scusa Davigo, se tu sai comunque che Morra è molto amico di Ardita, perché è pacifico questo, che era amico di tutte e due, ma tu non ti sei posto il problema che dicendo la Morra c'era sì il rischio che Morra glielo andasse a dire al suo amico? E non mi venire a dire che siccome è tenuto a segreto, allora è tenuto a segreto, perché è chiaro che questa è una cautela, Presidente, signori consiglieri, che vale per chi è per bene, ma non necessariamente, se uno viola la legge, la viola la legge, quindi dire è tenuto segreto ma non l'hai rispettato, non è una cautela. E mi sono posto anche questa domanda, signor Presidente, e mi sono risposto però con l'argomento di prima, e ho detto, benissimo, mettiamo il caso che Morra, il giorno dopo, vada dal suo amico Ardita e gli dica, guarda che Davigo mi ha detto che sei tacciato da appartenere a un'associazione. Bene, torniamo al punto di prima. E Ardita cosa fa? Dove va? Chiama Davigo per chiedere scusa, spiegami Piercamillo, cosa intendevi quando hai parlato con Morra? Perché non ha altro modo di risalire all'indagine milanese con questi elementi. Per cui anche questo pericolo, che mi sono inventato io, che in tribunale non c'è, lo usano per Cascini,
sbagliando, perché Cascini non ha visto quella frase, e non lo usano per Morra, dove si poteva usare. Il problema è che le sentenze la chiamano insignificanza. L'insignificanza della rivelazione, che non è una rivelazione, non era idonea a, non dico concretizzare un pericolo perché è sbagliato, non era idonea neppure a creare un pericolo concreto, che ancora meno. Perché, ripeto, se Morra il giorno dopo fosse andato da Ardita dicendo mi ha detto Davigo che sei tacciato da appartenere a una associazione massonica, Morra non poteva andare da nessuna parte. Cosa ben diversa, evidentemente, se avesse fatto vedere i verbali piuttosto che un altro, ma quello sappiamo che li ha fatti vedere a Ermini, per le ragioni che ha spiegato, che era il vicepresidente, perché ne parlasse il Presidente della Repubblica. Li ha dati al subentrante quando lui va in pensione, per dire se te li chiedono la commissione, sono in quel cassetto lì, e poi li ha fatti vedere a Gigliotti, dando una scorsa per ragioni dette, e sappiamo una visione parziale a Cascini, tant'è vero che manco si accorge che si parlava di lui. Queste sono le condotte. A questo punto tiriamo le conclusioni di quello che ho detto, perché il fatto, vedono, quando io ho detto in premessa che tutto può succedere alla vita, anche che Davigo, prima di andare in pensione, decida di delinquere violando la legge, però alla fine il fatto era un po' diverso da come era stato descritto, perché io avevo sempre letto e avevo saputo che Davigo a un certo punto, per ragioni di corrente, per inimicizie personali con Ardita, ha colto la palla al balzo andando a far vedere a tutti i verbali di un'indagine segreta, mettendola a rischio solo per danneggiare Ardita. Questa era la descrizione che è stata fatta e questa è la descrizione che si è letta sui giornali e questa è la descrizione che in qualche modo sembra trapelare dal Tribunale. E qui il primo grado, secondo me, ha commesso un errore che un pochino ha fatto anche il Procuratore Generale, a mio parere, nell'inizio della sua requisitoria, cioè confondono il processo a Davigo con il processo a Greco e Pedio. Ognuno si tiene le sue idee, tenere 5 mesi un'indagine ferma, non tenerla, non la sindaco, ma una cosa è certa, non è che perché noi condividiamo il comportamento di Greco e Pedio, archiviato dal GIP, questo automaticamente deve farci condannare Davigo perché avrebbe calunniato gli stessi, perché questo è il passaggio, perché il primo grado che si vede, allora il primo grado, tra l'altro loro l'avranno letta, c'è una caratteristica che mi ha abbastanza colpito, loro vedranno, ho messo in una nota, una frase che dice il Presidente durante l'esame dell'imputato, che a me ha lasciato allibito, però magari mi sbaglio io, a un certo punto Davigo fa una frase, no, Storari è stato assolto per avermelo detto. E il Presidente verbalizza, e l'ho messo in nota, dice, lei sa benissimo che anche le sentenze passate in giudicato possono essere riviste dal Tribunale che arriva dopo. Giuro che io questa non l'avevo mai sentita. Io ho imparato che le sentenze passate in giudicato, si condividano o non si condividano, non possono essere messe in discussione dal Tribunale che arriva dopo. Il Presidente le mette tanto in discussione che 3/4 di quella sentenza sostanzialmente è una sentenza contro Storari e a favore della Procura di Milano. Quello che non c'entra niente in questo processo. Guardate che io rovescio addirittura l'argomento. Non solo non sostengo che siccome è stato assolto Storari, automaticamente deve essere assolto anche Davigo, l'ho detto prima che non è certo questo il mio argomento, ma lo rovescio. Io ritengo che addirittura l'assoluzione di Davigo non comporterebbe automaticamente, se iniziasse il processo, l'assoluzione di Storari. Perché sono due situazioni diverse. Cioè se, come dice il Presidente del Tribunale, Storari ha, come la frase, ha fornito a Davigo una descrizione mistificata rispetto alla realtà, caspita, ma questa, mi verrebbe da chiedere all'estensore, non è la miglior prova dell'innocenza di Davigo? Perché se Storari gli ha raccontato una realtà diversa, Davigo è quella che sente ed è su quella che si muove. Se Storari dice a Davigo che il procuratore capo non iscrive in una notizia di reato un tritolo, come lo definisce la Pedio, perché aspetta la nomina di un generale della finanza, sarà un calunniatore forse Storari se se l'è inventata. In realtà non se l'è inventata tanto, perché poi Greco in qualche modo l'ha detta. Sì, ho detto nel senso, caspita, ci capita proprio questo, però non è molto diversa, eh? Però dico, lui questo sente dire dal sostituto che non conosce. C'è il procuratore capo di Milano che mi dice che tengono un'indagine bloccata 5 mesi perché devono nominare un generale della finanza. Ma ripeto, torniamo al punto iniziale. Davigo potrebbe dire, non sono fatti miei, oppure a pochi mesi dalla pensione finire sotto processo ed essere condannato per l'unico.
Io concludevo i motivi aggiunti inammissibili facendo una sorta di tabellina finale di questa vicenda che ha avuto le tossine, ma non di Davigo, ma del signor Amara. Personaggio veramente squallido che, come abbiamo letto, fa nomi senza essere convinto che siano colpevoli. E poi si rimprovera Storari per la fuga di notizie dal carcere. Sono finiti sotto processo 5 sostituti procuratori della Repubblica di Milano, ivi compreso il procuratore capo. C'è stato un presidente di tribunale ad una sentenza dell'ENI che è venuto a raccontare che addirittura la procura utilizzava dei verbali in forma omissata, togliendo al tribunale notizie che potrebbero cambiato le sorti del processo. Ci sono consiglieri plurimi del CSM che sono finiti anche loro, perché arrivando alle archiviazioni deduco sti scritti notizie reato, Cascini, l'ultimo, quale. Tutto uno sterminio di giudici. Abbiamo il consigliere Di Matteo, che leggo dal decreto di Perugia, non appena riceve i plichi anonimi, che sono tanto mica anonimi perché è chiaro che gli ha mandati la Cotafaro, come si chiama, va il giorno dopo ad avvisare Ardita, lui, Di Matteo. Cioè, quindi è quello che proprio prende un verbale e avvisa direttamente il diretto interessato, no? Capito? Non Cascini che non legge, lui, il quale manco viene indagato. Per aver avvisato il diretto interessato di un verbale accusatorio che era stato chiamato in causa da un collaboratore, ma con tanto di verbale quello scritto. Salvi sente la richiesta di intervento di Davigo, ben si guarda dal contestargli il 326 e chiama il procuratore della Repubblica che c'ha il fascicolo dicendo lo fai questa indagine o no? Nessuna imputazione. Sempre Di Matteo, apprendiamo sempre da Brescia, che non solo avverte il diretto interessato, ma pensa bene, approfittando di una riunione al CSM, di contattare il procuratore di Perugia, che in quel momento c'ha l'indagine, del suo amico. Cioè, capito? Non c'ha, dico, voglio dire, Di Matteo avverte il diretto interessato, poi parla lui direttamente col procuratore di Perugia, c'hai l'ardita, questo. Non è imputato. Storari, che ha fatto uscire il segreto, perché lui ce l'aveva in mano col suo bel 329, è stato assolto due volte. La procura di Milano, per non aver iscritto per 5 mesi neanche fatto richiesta di tabulati, è stata giustamente archiviata. Man mano i vari consiglieri vengono archiviati, l'ultimo Cascini con tutta una dotta motivazione sul fatto che era non opponibile ai consiglieri il segreto di Stato. Insomma, signor Presidente e signori giudici, alla fine di tutta questa bella storia abbiamo un colpevole. L'imputato Davigo, che chiedo che venga in riforma della prima sentenza, assolto da ogni accusa. Grazie. Signori, signor l'avvocato Borasi, una semplicissima. Ah, prego, signor Presidente, mi perdoni. Accogliersi l'impugnazione e respingersi la richiesta di inammissibilità di controparti. In relazione ai motivi aggiunti, punto, articolo 81. Ovviamente, ma era già scritto nei motivi, in estremo subordine l'applicazione dell'articolo 51 a livello putativo, ma era già scritto nei motivi, se ritiene la Corte, ma comunque. Con la formula che ritiene più propria. Se vuole lo mettiamo e lo ripetiamo. La formula che ritiene più propria. Ritengo che anche il 51 faccia parte delle formule che può scegliere la Corte. Ritengo la soluzione. Aderisco, anticipo quindi che la richiesta di questa difesa è la stessa che ha già fatto con molta bravura e secondo me con molta convinzione l'avvocato Stecanella. Mi permetto di segnalare solo due piccole circostanze. La prova del cosiddetto complotto ai danni di Ardita sarebbe, secondo la parte civile, nelle dichiarazioni di Santoro. La sentenza non dice neanche una parola, non dice neanche il nome di Santoro. Quindi non ha nessun rilievo in relazione a quello che si dice essere la prova
del complotto creato da Davigo ai danni di Ardita. Né Santoro né Severini, che è l'altro testimone, hanno dichiarato che questa famosa cena aveva qualche minimo significato in relazione al fatto di sapere o non sapere che Davigo sapeva che Amara aveva fatto queste dichiarazioni. E direi che ci sono stesse esplicite dichiarazioni dello stesso presidente che dice: ma scusate un attimo, né Santoro né Severini hanno mai dichiarato le cose che si vengono a dire in discussione. Quindi questo è un primo punto. Perché la parte civile ritiene di un particolare importanza queste due dichiarazioni, se lo stesso presidente e la stessa la sentenza non riferiscono alcunché relativamente alla posizione di Santoro? Le chat della signora Ciafrone, che abbiamo chiesto noi, abbiamo acquisito noi a disposizione, sono della signora Ciafrone. Sono andato io di persona a prendere le indagini difensive che sono state poi acquisite dal Tribunale. Quindi le illazioni della parte civile su questo punto sono assolutamente infondate. Quindi questo punto è, direi, una prova del contrario, cioè la parte civile si rende conto che mancano tanti pezzi ad una imputazione e quindi dice: ma allora c'è la vicenda di Severini e Santoro. La prova si va contro la stessa sentenza e le stesse risultanze dei documenti che sono stati acquisiti. C'è ancora poi un'altra argomentazione. Guardate che Di Matteo aveva detto che forse Davigo sapeva prima, qualche mese prima, ma è un'asserzione veramente, conoscendo il dottor Davigo, ma conoscendo anche il processo, che sono assolutamente inesistenti. Davigo interviene immediatamente non appena sa un qualche cosa di così particolarmente grave. E perché se lo teneva in saccoccia per 2 mesi? Che senso avrebbe avuto? 0+0. C'è l'ultima osservazione che secondo me è ancora abbastanza rilevante, che è questa. In tutto il processo si è detto che il problema era che le indagini non si facevano, non che si facevano in un'altra maniera, ma vorrei aggiungere, è stato secondo me acquisito da una dichiarazione della dottoressa Pedio, che dice: io, nonostante il dottor Storari volesse chiedere i tabulati, non tirava in lungo, così dice la Pedio. Ma perché? La Pedio alla Procura della Repubblica di Brescia dice: ma figurarsi, io non avevo la minima voglia di acquisire questi documenti, figurati se io acquisisco mezza Italia, dal Papa in giù, dice, e tutta sta gente solo perché me lo dice. Però non lo dice a Storari, dice: no, racconta un sacco di attese, eccetera, e non dice alla Pedio questo. Tanto che, ed è altrettanto importante, ed è l'ultimo elemento che io vorrei portare alla vostra attenzione, è questa.
questi tabulati vengono acquisiti veramente solo 2 anni dopo dalla procura di Perugia. E la prova provata che questo documento poteva essere fatto acquisire 2 anni prima, e certamente in quel caso il dottor Davigo avrebbe potuto in qualche modo sapere che le cose, che il comportamento del dottor, dell'avvocato Amara, poteva essere poco commendevole. Con questo concludo, aderendo alla richiesta dell'avvocato Steccanella. Grazie, signore del Corte. Ecco, abbiamo ascoltato l'ultima parte dell'udienza del 29 gennaio scorso davanti alla prima sezione della Corte d'Appello di Brescia. In particolare abbiamo sentito la parte finale dell'arringa pronunciata dalla difesa di Piercamillo Davigo, rappresentata dagli avvocati Davide Steccanella e dall'avvocato Francesco Borasi. E come sapete, oggi la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna di primo grado a 1 anno e 3 mesi per l'ex pubblico ministero di Mani Pulite ed ex consigliere del CSM Piercamillo Davigo, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali dell'ex avvocato esterno dell'ENI Piero Amara su una presunta loggia Ungheria. Il verdetto ribadisce quello pronunciato dal Tribunale di Brescia il 20 giugno dell'anno scorso, compreso il risarcimento del danno quantificato in 20.000 euro che l'imputato dovrà versare al magistrato Sebastiano Ardita, all'epoca della vicenda anch'egli componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che in questo procedimento si è costituito parte civile. E si conclude così anche per questa sera la puntata dello speciale giustizia. Grazie a tutti per l'attenzione, da Lorena D'Urso, e un buon ascolto con i successivi programmi di Radio Radicale.